Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi siamo di nuovo qui con Far Cry 4. Allora, l'episodio scorso è stato veramente un disastro dal punto di vista del gameplay. Cioè, ci avevano ammazzato mille volte, ci avevano proprio rotto il culo in tutti i modi possibili. Quindi, per ovviare il problema, innanzitutto vendo tutte le cazzate varie. Quindi vendiamo qui. E ci serve un nuovo equipaggiamento. Vabbè, vendi tutta sta merda, vai, vendi. Non ho capito come a me mi ha venduto tutto, ma vaffanculo. Allora, forniamoci di munizioni e compriamo. A me mi servono come il pane dei mirini. Questo è ancora bloccato, non me ne frega niente. Posso acquistare. Oh, mirino redotto. Acquista subito come il pane. Caricatore esteso, acquista pure, che ci serve anch'esso come il pane. E siccome lo voglio fare più cazzuta la mia arma, acquistiamo questa di qua, ma così. Ok, e questa è la prima. Adesso, avevo acquistato anche un fucile da cecchino, che non posso personalizzare. No, a quanto pare no. Un attimo, proviamo. Adesso sì. Allora, attualmente non lo posso potenziare in nessun modo, quindi mi tengo quello che c'ho. Dov'è? L'arco si può potenziare un pochino. Mirino reflex e di precisione. Qual è la differenza? Di precisione. I soldi tanto li abbiamo. Caricatore esteso, no. Viola. Moderno, vai così. Alla Rambo. Allora, dopo aver potenziato le nostre armi, direi proprio di andarci a fare un giro. Adesso non. Affronto la missione principale per Badra. Andiamola a fare, tanto. Adesso che siamo più corazzati che mai. Dove? Però mi serve anche un giubbotto antiproiettile, un attimo. Per i soldi tranquilli che ne abbiamo a vagonate. Anche no. Dov'è? Corazzo, dammi qui. Potenziamento gettone, questi nemmeno. Ok, possiamo andare. Allora, andiamo a fare questa missione. Fatemi sapere se la luminosità va bene. Ora mi serve un mezzo di trasporto. Dove? Qui ce n'è. Sulla nostra sinistra. Adesso glielo faccio vedere io a questi cani gialli come si combatte. Anche se non siamo di livello abbastanza alto, non mi interessa. C'è un bel pezzo di strada, va. C'è il deltaplano del cazzo, dov'è? Dammi quello, faccio prima. Così, sali, sali. Ok, l'importante è andare dritto. Scendi. A me sembra ubriaco, ma non me ne frega niente. Andiamo. Manteniamoci basso. Cominciamo a scendere. Tanto 200 metri. Attenzione all'albero. Ok. Vabbè, non è successo niente, ragazzi. Era tutto programmato. Curati. Dai, un altro colpo. Vediamo cosa c'è da fare qui. Andiamo a rompere culi in tutti i modi. La gente muore più velocemente di quanto riusciamo a cremarla. E le ceneri inquinano il danno. Fai le condoglianze alle famiglie?
mai visto nulla di simile. Beh, io non ho mai visto uno con le ceneri della madre. Certo. Credi che il funerale di mio padre sia stato così? Ero troppo piccola. Ma la sua morte infranse il sentiero d'oro. Sarebbe diverso se fosse morto lottando. Invece no. Fu assassinato. Assassinato? Aspetta, aspetta, cos'è successo? So solo che è stato ucciso nella sua casa est di Banapur. È ancora là. Potresti andarci e scoprire qualcosa in più su di lui. Ma fai attenzione. Quella zona ora appartiene a Nur. Devo andare. Ok, sappiamo dove andare. Quella bambina ci ha detto dove sarebbe la nostra prossima destinazione, anche se non la vedo qui. Dov'è? Qui c'è quella di Sabal e quella nostra. Scusate. Non rimane quasi niente. Cioè, dov'è la missione? Mi avete fatto arrivare qui per niente? Casa del vecchio Isha, forse è questa. Più di... Cioè, ma non c'è una cosa missioni? Dov'è? Ah, maledizione. Perché l'unica che ci indica salvataggio ostaggi, no. Casa del vecchio Isha, non credo. Questa è troppo difficile da conquistare, quindi non la possiamo fare. Vabbè, direi di visitare alcuni di questi luoghi. In questo gameplay faremo un po' di esplorazione, se anche perché devo ancora abituarmi a questo tipo di gameplay. Era tanto che non gioco uno sparatutto, però andiamo così. Cioè, potevano darci un'indicazione, cioè dov'è? A nord di dove? Scendi, dai. Che cosa c'è? Ma credo di averlo già visitato. Sto riflettendo sulla mia immagine a livello mondiale e pensavo che mi manca il supporto di una celebrità. È presente tipo una visita di Dennis Rodman. Forse posso far venire Beckham coi Galaxy per una partita contro il meglio del Kirat. È un po' cliché. Una pop star. Se il dittatore del Turkmenistan può farsi cantare tanti auguri da Jennifer Lopez, anch'io posso avere la mia stella in declino. Che rottura di coglione pure questo. Tirta, Varshot, Sabal, questo posto non lo conosciamo. Allora andiamo qui e andiamo a rivelare la mappa, arrivando a questo punto. Faccio vedrò quanto vuole Kanye. Lo segui su Twitter? Mi fa morire. Mi piacerebbe troppo farmi due risate con lui. Allora qui che cosa c'è? Che vedo tanti spigni. Ma che sono di passaggio. Dove sono? Dove? Vabbè, vaffanculo. Questo che precisione zero. Dirigiamoci in questa torre e l'andremo a liberare. Questa volta però voglio fare una bella scalata per vedere cosa cambia. Io quella Y che vedo. Ah, io già reggi, va bene. Io direi che prendiamo la torre e poi andiamo in tutti gli altri. No. Attenzione all'albero. Vaffanculo. No, uccidere la guardia non mi va. Cioè, il mondo di gioco è veramente vasto. Cioè, questa è una cosa che mi piace.
siamo quasi arrivati. Andiamo a rompere culi. Così proviamo anche le nuove armi. Le nuove birine e tutto il resto. Vai. Ecco, direi che qui va bene. Okay. Oh, siete morti, mi dispiace, non mi interessa. Adesso giochiamo alla pari. Qui ci sono persone che non sanno dove andare, ma non ci interessa, andiamo alla torre. Vediamo anche com'è il nuovo arco. Ma adesso è totalmente diverso, quindi. Ma qui ci sono i nostri amici. Acula e sparano tipo come se fosse chissà che. Preservativi, ragazzi. Qui troviamo soltanto preservativi. Venga, non c'è nessuno. Ma dai. Cioè, mi fate arrivare qui, mi aspettavo resistenza, invece niente. Avviso di sicurezza, va bene. Diamo una pedata. Lì c'è un manifesto, un attimo, vediamo. Non è vero, sarà ok. Come ho detto, questo è soltanto un video per farvi vedere le nuove armi e come ho potenziato il mio personaggio. E nel prossimo gameplay andremo a combattere seriamente. Scusate, dove cavolo devo andare? No, non ricapitolo. Salgo qui, poi cosa? Però se tutte le torri sono così, non me le faccio vedere, è inutile che vi assillo. Ehi tu, ferma! Proviamo l'arco. Mamma mia, proaggine. Dov'è? Guarda, muori. Grandissimo. Adesso non fanno più i furbetti. Ostacolare le operazioni dell'armata reale è un reato punibile con la morte. Ragazzi, fatemi sapere anche se volete vedere tagli oppure se non volete vedere alcune cose. Perché siete voi a comandare me e non il contrario. E la luce di Chagrin sia con voi. Vi ho fatto vedere nei video precedenti come cacciavo. Come ho upgradato alcune armi. Saremo qui. Io non la vedo così difficile queste missioni della torre. Poi sarà che sono strano io. O sarà che qua già mi hanno ripulito. Dove devo andare? Scusate. Signori di giù, potete darmi un'indicazione? Manca no. Attenzione. Le pattuglie dell'armata reale all'interno. Fa tutte in automatico in queste sequenze. Non preoccupatevi di cadere dalla scala. E non fate movimenti bruschi quando vi avvicinate. Gli ordini ricevuti dalle pattuglie devono essere eseguiti all'istante. Chi si rifiuta di farlo subirà gravi conseguenze. Grandissimo. Medaglia, un bole di questo con una.
Allora, scusate l'interruzione perché a quest'ora uno non dovrebbe nemmeno registrare, però vabbè. Allora, metteremo questa torre e siamo a posto. Che è 3 su 17. Clinica, va bene. C'è ancora un manifesto. Non ve le farò vedere tutte perché ci vorrebbero davvero 17 video, anche se brevi, non credo che mi piacerebbe. Ma comunque, adesso abbiamo sbloccato una nuova arma. Si può suonare la campana? Un colpo. Va bene, non fa un cazzo. Comunque, ragazzi, nel prossimo video. Allora, ho qualcosa da potenziare, sì. Non è te. Allora, questo mi serve. Sì. Così cominciamo a migliorare anche il nostro fisico. C'è nessuno giù? Allora, io mi sposto direttamente qui. E termino il video. Ok, per poco non crashava. Quindi ragazzi, termino questo video, ci vediamo alla prossima, commentate, iscrivetevi, fatemi sapere se vi sta piacendo la serie, se volete vedere tagli, potete dirmi tutto, le critiche sono ben accette. Ok, l'MP34 è sbloccato, intanto vendiamo questo. Ok, va bene. Ripariamoci, se nel prossimo episodio non le vedrete. Quindi un saluto a tutti, ciao a tutti ragazzi.